E ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Ricostruzione, recupero, sicurezza e tutela del territorio. Bisogna che la capacità delle istituzioni tutte insieme diano risposte concrete ed efficaci ai cittadini. Lo ha dichiarato il commissario per l'emergenza, Giovanni Legnini. Il comune di Forio ha decretato di versare 20.000 euro di caparra su 550.000 euro per la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un fondo sito in Forio per realizzare impianti sportivi, edizioni scolastiche e strutture di pubblico interesse. La cultura unisce tutti, queste le parole del consigliere comunale Davide Laezza, che guarda positivamente all'unione già in corso tra comune di Forio, Ischia e Laccameno. In prefettura si è tenuta la cerimonia per la consegna delle benemerenze concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini di Napoli e provincia. Sabato 18 novembre torna la giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, durante la quale sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Il giovane talento ischitano Diego Iacono ha pubblicato un nuovo singolo, L'essenziale è invisibile agli occhi, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Prossimo appuntamento alle ore 20. Grazie per averci seguito.